In un momento storico in cui la categoria dei massimi, dei pesi massimi del pugilato, era praticamente solo ad appannaggio dei neri, c'era una speranza bianca. Chi era questa speranza bianca? Tommy Morrison. Tommy Morrison, detto The Duke, era praticamente l'unico pugile bianco che nella categoria dei massimi stendeva e vinceva. Oggi vi racconto un attimino la storia di Tommy Morrison, poche cose, ma più che altro la mia opinione su quello che era il pugile Tommy Morrison e purtroppo come è andata a finire. Se non vi interessano i video sul pugilato, su Tommy Morrison, su Topo Gigio, fate una bella cosa: andate a vedere qualche video di qualche scureggione amico vostro. Scuola di botte, siamo di scuola di botte e meniamo tutti, i bulli, i ciccioni e quelli brutti. Fine anni 80, primi anni 90, Tommy Morrison era un personaggio assai interessante, ma partiamo dall'inizio. Era un bravo pugile, era talentuoso, era capace. Tommy Morrison nasce in una famiglia problematica che però deriva dal pugilato. Il nonno era pugile, il padre era pugile, erano conosciuti come una stirpe di pugili perché avevano sempre avuto a che fare con il pugilato. Ma anche problematica: padre alcolizzato, madre delinquente, fratello stupratore, tutta una serie di fattori hanno fatto sì che sto ragazzo crescesse con una rabbia dentro. Non a caso a 13 anni se ne dimostrava molti di più, era già bello sviluppato. Tommy Morrison è il classico ragazzone americano, quelli con i bei lineamenti, belli grossi, ricci, piazzati, bel viso e tutto quanto. Lui a 13 anni vuole iniziare a combattere perché il pugilato ce l'aveva nel sangue. Ovviamente a 13 anni non poteva combattere, allora falsificava i documenti per poter combattere e combatteva con gente che aveva pure il doppio dell'età sua. E dirvi che ha avuto una carriera dilettantistica folgorante e dire poco. Ha avuto 343 match vinti, di cui mi sembra 315 addirittura solo per KO e una ventina di sconfitte, 24. Cioè un numero enorme, ma la percentuale di KO era immensa, considerando che questo combatteva a un'età molto più bassa di quella che dichiarava, cioè menava gli adulti in pratica. Vinse anche il Guanto d'Oro e partecipò anche alle Olimpiadi di Seoul e lì trovò la sua bella Bestia nera, Ray Mercer. Lui alle Olimpiadi di Seoul fu sconfitto praticamente all'inizio proprio da Ray Mercer. Ray Mercer sarà la sua bestia nera, anche in futuro, ovviamente. Tommy Morrison, siccome si sapeva che lui combatteva da ragazzino, si sapeva che era un fenomeno, tutti questi incontri per KO, tutte queste vittorie, questa enorme quantità, gli avevano creato una fanbase fortissima. Procedere, ma che sta a masticare cicalone da mezz'ora? Ma che c'ha in bocca? So odore che ciancica. Che ciancia? Ragazzi, il nostro sponsor, Men's Vigor, gomme pre-workout e non solo, gomme energetiche, gomme che ti danno carica, spinta. Perché? Perché ovviamente contengono caffeina, guaranà e fosfati di glicerina. E voi direte: cicalone, vabbè, ma è uno sponsor, ne parli bene, raga. Li uso, io le uso tutti i giorni. Non solo io, ma anche dei fighter che incontro, tante volte li omaggio di un pacchetto di gomme, loro sono contentissimi e i feedback sono estremamente positivi. Se le volete provare, Men's Vigor, pacchetto da 10, trovate il link in descrizione. Che è la prima cosa importante da capire su Tommy Morrison. Tommy Morrison non era stupido, aveva già creato una fanbase, perché Tommy Morrison, tra l'altro, è soprannominato The Duke perché è discendente, in pratica è pronipote, di uno dei più grandi attori americani che è John Wayne. Questo fa capire che dietro le quinte ci sta comunque personaggio, un potenziale attore, e non a caso quando passò nel professionismo disputò diversi incontri, disputò addirittura 28 consecutivi senza perdere, di cui 23 mi sembra per KO, e arrivò a scontrarsi con Ray Mercer, di nuovo la sua bestia nera. Però prima di questo, che cosa successe? Che Sylvester Stallone lo notò e lo volle per il suo Rocky 5. Considerate che la saga Rocky in ambito pugilato era una pietra miliare, il 5 poi si presupponeva diventasse il più importante. Tommy Morrison in quel film Rocky 5 andava a interpretare il ruolo di un pugile, tale Tommy Gunn. Una storia abbastanza carina che però non ha preso tantissimo a livello mondiale, cioè a chi è piaciuto, c'è cioè a chi non è piaciuto, certo a livello di botteghino non ha fatto faville, però è sempre un Rocky,
con Rocky 5, era la sua prima interpretazione, lui non aveva mai recitato, devo dire la verità, per essere stata la prima apparizione sullo schermo, considerate che lui in quel periodo era ancora in attività, perciò faceva il professionista e girava un film. Parliamo di un film hollywoodiano, non è un film giriamo, siediamo domani mattina, due ore e poi te ne vai alle natte, manco per il cacchio. Girava un film serio, perciò un impegno molto importante. E si dice che da lì il buon Tommy Morrison abbia avuto le prime falle, chiamiamole così, relativamente alle donne, relativamente ai vizi e tutta una serie di cose. Perché lui era rinomato, era un grande appassionato di sesso. Gli piaceva fare sesso. Nulla di male, se non fosse che lui lo faceva in maniera sfrenata, sin da giovane, perciò aveva tanti rapporti, cambiava tante donne e pian piano si lasciava andare ad altri vizi. Ma veniamo all'incontro con Ray Mercer, perché è quell'incontro che ha cambiato, secondo me, le sue sorti. Lui, una volta arrivato sul ring con Ray Mercer, è partito a cannone e ha dato veramente per 4 round una lezione sonora a Ray Mercer, il quale però ha incassato tutto e gliela ridate con gli interessi. Tant'è che lo ha messo KO. Lì Tommy Morrison aveva finito il carburante nelle prime 4 riprese. Questa sconfitta, che era la seconda, una volta da dilettante alle Olimpiadi e la seconda ovviamente da professionista per un titolo mondiale, incrinò veramente la struttura di questo ragazzo che comunque era fragile. Vi ricordo, infanzia tormentata, fratello in carcere, madre denunciata, padre alcolizzato e tutta una serie di cose, non è che hanno fatto bene a un ragazzino. E da lì c'è stata un'escalation negativa per questo pugile, il quale ha comunque continuato a combattere, il quale comunque si è lasciato andare. Bevi, divertiti, da star ovviamente, non da fattone, cioè non quelli buttati per terra, che c'ha il cinquantino, che me devo fa, no, cioè era comunque un personaggio di un certo spessore, era ricco, era famoso, piaceva, era giovane, era un bel ragazzo e tutto, però si era buttato, chiamiamolo tra virgolette, nel mondo dei VIP. E io so da Hollywood, cioè non posso andare al bar, parlare col barista, andare al fornaio, parlare col fornaio, andare ristorante sotto casa, io devo stare con gente tipo Brad Pitt, George Clooney, Tom Cruise, capito? Cioè io sono uno da Hollywood, hai capito? Negativi, bevi, fuma, divertiti, locali, donne, tutto quello che puoi fare. E man mano che andava avanti con gli incontri, dopo pochi mesi dalla sconfitta con Mercer, si riprende, combatte, fino a che non c'è la possibilità di fare un bel titolo vacante, sempre WBO, quello che non è riuscito a prendere con Mercer, con George Foreman. Allora voi considerate che la percentuale di KO di Tommy Morrison è stata sempre elevata. Quando ha perso Tommy Morrison, ha sempre perso quei 3 incontri per KO. Con Foreman non è partito come al solito, nonostante l'età di Foreman. Poi vi ho fatto un video su Foreman, andatevelo a vedere, mannaggia la miseria. Cioè anche Tommy Morrison, che era equiparato a un Tyson bianco per quanto era aggressivo, per quanti colpi portava, per la percentuale KO, con Foreman è andato a vincere i punti. E con Foreman ha fatto anche un lavoro di intelligenza, cosa che per esempio non ha fatto con Mercer. Secondo me con Mercer, se avesse fatto un lavoro di intelligenza, non lo avrebbe perso quel match, perché Tommy Morrison era veramente talentuoso. E considerate che già quando ha combattuto con Foreman, quando ha difeso il titolo e tutti i match successivi, tra l'altro ha combattuto anche con Lennox Lewis e ci ha perso, Tommy Gunn aveva già messo a dura prova il suo fisico, lo stile di vita, le corde, le donne, la vita mondana, che è quella che lo uccideva praticamente, fin tanto che dopo aver difeso il titolo vinto con Foreman, averlo perso quasi subito dopo, aver vinto qualche altro match interessante con Raddock eccetera, con Lewis ha perso qualche altro match di collaudo, perché purtroppo bisogna ammettere che tra i vari pugili che lui ha affrontato dopo, alcuni erano dei collaudatori, cioè lui è arrivato a un certo punto con un certo numero di match, affronta gente con 10, 11, 13 match, robe da collaudo, perché comunque era un personaggio. E non a caso, quando c'è il personaggio, magari un po' in decadenza, si affaccia l'avvoltoio Don King, arriva là, oh, ti faccio fare un contratto, gli offrì 10 milioni di dollari per 3 match.
di cui uno con molta probabilità doveva essere con Tyson, probabilmente l'ultimo. Era sempre stata una speranza veder combattere Tommy Morrison con Tyson, perché venivano equiparati come stile, come volume. Tommy Morrison un po' più alto, quasi 10 cm più alto, però due pugili stilisticamente abbastanza simili. Secondo me Tyson tecnicamente era migliore, ma vuoi che lo doveva essere per forza per via dell'altezza, della stazza, ciò doveva essere più preciso. Tommy Morrison su certe cose secondo me è anche più esplosivo, solo che Tommy Morrison noi l'abbiamo visto al piano della forma, secondo me, fino a Mercer. Dopo Mercer non abbiamo più visto il Tommy Morrison al piano della forma. Quando doveva iniziare il primo match di questo, diciamo, di questa serie di tre match che l'avrebbero portato, se tutto andava bene, alla gloria, si rifiutò di fare le analisi del sangue, cosa abbastanza normale per un pugile. Se gli sono obbligatorie, se le fanno. Quando poi se le fece, risultò positivo all'HIV e lì cadde il mondo, perché giustamente gli ritirarono il patentino. Probabilmente Tommy Morrison lo sapeva già da prima, questa sua positività all'HIV probabilmente da imputare alla vita sessuale, da imputare all'uso delle corde, probabilmente anche le corde via endovena, però tolse inizialmente ogni speranza a sto ragazzo. Perché voi immaginate, uno che comunque aveva quelle possibilità, una fisicità del genere, probabilmente tre match che lo avrebbero portato alla fama se andavano bene, a un certo punto non fa più nulla. Iniziò un percorso per curarsi o comunque per contrastare l'HIV. C'erano già gli antiretrovirali, c'era tutta una serie di cure che lui inizialmente fece. Cercò anche di dare di sé un'immagine di persona che stava migliorando, continuò ad allenarsi, continuò a fare tutta una serie di cose, fin tanto che nel 2006, non si sa come, riuscì ad avere di nuovo il patentino da pugile, da professionista. Probabilmente dicendo che lui non c'aveva più l'HIV, facendosi un test falso, cioè comunque riuscì a ritornare a combattere. Alla soglia dei 40 anni tornò di nuovo sul ring, ma non è solo l'età, cioè non è che tornò sul ring e basta. Tornò sul ring dopo comunque una vita di eccessi, perché lui veramente si era fatto i tutti alle varie polveri eccetera eccetera, in più tutto quello che aveva a livello di salute, l'HIV l'aveva devastato. Lui comunque tornò sul ring e aveva anche abbandonato le cure dell'HIV, perché si era convinto di non essere più malato, o comunque voleva far credere non essere più malato. Da lì fece due incontri, uno del 2007 e uno del 2008. Non erano incontri con campioni, non erano incontri per il titolo, erano normalissimi match con normali collaudatori, trimesse lì per farlo vincere praticamente, anche perché la forma fisica non c'era più. Dopo questi match non si sentì più molto parlare di lui, al di là degli allenamenti, al di là delle varie cose, fino a che sopraggiunse la morte qualche anno dopo. Per la morte vennero dette versioni diverse, aveva una sindrome eccetera eccetera, aveva questo. In realtà poi la madre disse che aveva passato gli ultimi anni della sua vita a letto, malato, ormai l'HIV lo aveva distrutto, gli organi erano collassati e il cuore alla fine ha ceduto. Perciò un ragazzo giovane fa una vita tra virgolette di eccessi, era un talento, ragazzi, abbiamo visto la dilettante, i match, il numero di KO e tutto quanto, ritrovarsi a 44 anni a morire per un collasso, ovviamente per un problema al cuore legato al collasso degli organi. Un atleta, uno fortissimo, e questo purtroppo dimostra che nessuno di noi è infallibile e che purtroppo la vita sfrenata, ste scelte, queste cose qui, non portano mai a nulla. Secondo me è stato anche molto sfortunato sto ragazzo. L'infanzia sicuramente segnata, questa esplosione per esempio che lui ha avuto nel pugilato era uno sfogo probabilmente dei problemi che lui ha avuto già da ragazzino. Nonostante questo aveva incanalato correttamente il tutto, perché aveva incanalato la forza, l'energia e tutto nei match di pugilato e aveva ottenuto anche grandi risultati. Purtroppo magari non è stato guidato correttamente, si è perso, gli è piaciuta la bella vita, ma a chi non piace la bella vita? Se ti dicono oh, stasera usciamo con tre ragazze, se famo, andiamo, bevemo, saltiamo, cioè più o meno il 90% della gente avrebbe quello. Un vero campione avrebbe detto no, fermo, io sto in attività. Il fatto che abbia partecipato a un colosso hollywoodiano durante la carriera pugilistica è un bene e un male da una parte, perché sai, se tu lì stai in lizza per un titolo
e vuoi avere sempre il massimo, non te puoi permettere di girare un film, però lo ricordiamo anche per il cinema. Detto questo, se vi è piaciuto Tommy Morrison, scrivetemelo qui sotto. Se avete altri pugili sui quali volete sapere qualcosa, di cui volete che io vi parli, me lo scrivete nei commenti. Mi raccomando, seguitemi tutte le sere sul sito Viola e ricordatevi che vi potete allenare con Cicalone tutti i martedì, tutti i giovedì e tutti i sabato nella palestra Casal Bruciato 2.0 in via degli Alberini 31 dalle ore 13.30. Telefonate sempre prima, tanto vi rispondono sempre, così vi potete allenare anche un giorno singolo con Cicalone. Vi saluto a tutti, ciao! Scuola di botte, siamo di scuola di botte.